volte per chi non mi conoscesse, scusatemi, ogni tanto perdo l'opportunità di ripresentarvi. Consigliere del comunale del Movimento 5 Stelle. Il pomeriggio di oggi è un pomeriggio che è stato organizzato per spiegare nei termini più semplici possibili come l'industria farmaceutica, ma in generale biomedicale, può orientare il consumo dei cittadini che a tutt'oggi vengono considerate di fatto come dei clienti dell'industria farmaceutica e biomedicale. Come sapete, le riforme del Servizio Sanitario Nazionale sono state importanti a partire dagli anni 90 e attualmente non si parla più di ospedale o di luoghi di cura, si parla di aziende. Diciamo l'aziendalizzazione del sistema salute si è progressivamente evoluta e non è recentissima. Risale in realtà molti anni fa, all'inizio del Novecento, quando in seguito a una brillante intuizione di un grande filosofo e medico, Proust, che teorizzava che 2/3 delle malattie delle persone intelligenti nascono dalla loro intelligenza. Questa intuizione filosofica cosa vuol dire? Che l'intelligenza umana ha raggiunto un tale avanzamento, una tale capacità di elucubrazione, che anche in presenza di uno stato di salute l'uomo è capace di immaginarsi di essere malato. Questa era un'osservazione semplice fatta da Proust, il quale poi, sempre sullo stesso concetto, teorizzò che i medici debellano con dei farmaci e lottano le malattie con farmaci, provocando a loro volta malattie di cui la più grave è proprio identificare l'essere umano come un soggetto malato nell'atto di prescrivere una medicina, una diagnosi, una terapia in generale. Queste erano osservazioni fatte da un medico filosofo che non avevano particolari ambizioni, se non che negli Stati Uniti invece due furboni o businessmen intuiscono che la filosofia di Proust ha un grande potenziale commerciale, e i signori Lambert teorizzano invece di poter utilizzare queste affermazioni di Proust a livello commerciale, perché dicono a Proust, si dicono tra di loro i due fratelli Lambert, a Proust ha ragione, perché cosa c'è di meglio del vendere medicine a persone che credono di essere malate, quindi creare un'idea di malattia e vendere medicine false che non curano niente ma che hanno un potenziale enorme. E in sostanza quello che poi affermò negli anni 50 il fondatore della Merck, una delle più grandi compagnie farmaceutiche del mondo, il quale aveva come incipit di affaristico il principio: il mio sogno è curare persone sane. Cioè, cosa significa? Significa che si è cominciato a sviluppare tutta una concezione per cui di tipo manageriale, affaristica, per cui il potenziale commerciale del farmaco, del biomedicale, fosse infinito se applicato alla popolazione sana, perché la popolazione malata a un certo punto è un mercato chiuso, perché il malato o guarisce o muore, quindi il cliente è limitato. Invece il potenziale d'azione sulla popolazione sana è enorme, se ci pensate. Cosa fanno i Lambert? Sviluppano non solo questo concetto, sviluppano anche tutta una procedura di marketing per cui cominciano a convincere le persone che c'è una malattia, che si sta sviluppando una malattia, e comincia il marketing dell'epidemia, perché le epidemie possono anche
pensata a tavolino, e poi si convince la popolazione che c'è un'epidemia, una malattia gravissima. Vi faccio un esempio, anche Ionesco aveva più o meno intuito le stesse cose. Comincia un marketing commerciale, questi proprio sono i Lambert che cominciano, questa è la storia, la genesi del marketing fallace, cioè di vendita delle malattie. Cominciano dei sistemi di convincimento che li trovate, se ci guardate ancora adesso, sono perfettamente funzionali. Da 100 anni non è cambiato niente, è cambiato soltanto il sistema di manifestare, cioè le locandine, la grafica, i testi sono cambiati, ovviamente si sono evoluti ai tempi moderni, ma i concetti sono gli stessi. Si comincia a stigmatizzare un soggetto, si identifica un soggetto debole della società, che è ancora da oggi, da ieri a oggi, ancora la donna, ve lo dico subito. Vedete, c'è una signora qui in un contesto, una festa, eccetera, dove tutti si parlano, si baciano, e lei lì nell'angolo da sola. E così cominciano questi manifesti, no? Negli Stati Uniti, in metà degli anni 30, partono questi manifesti. Anche qui c'è la madre, no? La madre col figlio, il figlio che si allontana dalla madre, la madre si chiede addirittura, cioè, perché mio figlio non mi scaccia addirittura, no? Comincia proprio l'isolamento della donna. Qui c'è una ragazzina che non viene invitata a una festa, dice dance, qui c'è un invito ad una festa e lei lì appoggiata al palo, tu not invited, tu non sei invitata, e tu si chiede perché non, nessuno le invita quella lì, insomma. E addirittura questa colpa della madre che ricade sulla figlia, anche la figlia vive alla festa ma non la vuole nessuno, e fino a che dopo un po' di mesi che vanno avanti queste campagne pubblicitarie, che la gente si preoccupa, dice ma che malattia sta colpendo le donne, le madri, le ragazzine, no? Perché poi alla fine una campagna pubblicitaria di questo tipo induce il dubbio che ci sia una malattia gravissima che si sta diffondendo, per cui le donne non escono, i figli non le vogliono e così via. E cominciano, allora si introduce la cura, no? Dice ma perché non ti bacia nessuno? Hai pensato al tuo alito? Com'è il tuo alito oggi? Comincia a comparire, come vedete in fondo, il primo suggerimento, Listerine, famoso prodotto, adesso che è venuto in mente, no? Addirittura dice, qui mi ama solo il cane. Dice, però per fortuna il Listerine antisettico comincia a specificarsi di che cosa stiamo parlando. Ve lo traduco dall'inglese. Addirittura c'è, cioè, tuo marito non ti tromba, ci sarà un motivo, no? Perché dice sei umiliata dalla rigidità di tuo marito. E dice invece questa qui, questa signora invece che ha trovato il Listering, addirittura si tromba il maestro di tennis, cioè pensate tu cosa arriva a fare il marketing, no? Pensate che si sono micidiali, io ve lo traduco, ma il messaggio è quello in sostanza, no? E così via. Quindi compare la prima campagna, in sostanza, dopo 100 anni, la vendita del Listering sale da $115,000, adesso fattura $8 milioni all'anno. Questo è, diciamo, la storia, questo è il Listering che poi viene messo in commercio, quindi ormai dopo mesi di terrore inflitto a queste donne che non, la madre non la vuole, i figli non la vogliono, non invitano alle feste, il marito non è, e comprano il Listering, e quindi questo è il marketing. La litosi, questa malattia gravissima è la litosi, voi direte la litosi ma non è una malattia, assolutamente no, potrà essere un disturbo ma non comporta nessuna alterazione, nessuna alterazione d'organo funzionale, non è sicuramente una malattia intesa come disfunzione d'organo o limitazione neanche sociale, poi alla fine, perché non ci sono nessun pro che chi ha la litosi non si sposi, non si riproduca e non abbia figli. Questo è marketing, marketing truffa, e viene denominato appunto disease mongers nell'ambito di chi si occupa di fare comunicazione scientifica reale, perché deriva da disease, significa malattia, dal latino
Mango Mangonis, cioè il mercante disonesto, quindi la malattia dei mercanti disonesti, che sono poi proprietari delle case farmaceutiche che si inventano le malattie per vendere farmaci, non farmaci. E Listering è il più famoso, diciamo, che ha fatto la storia, che le cui tecniche di marketing ancora sono attuali. Provate a pensare, ad esempio, una banalità, la pubblicità che vedete delle signore che salgono in ascensore e che sfortunatamente magari hanno una piccola incontinenza urinaria e sono terrorizzate dal fatto che ci sia un giovane uomo di 30 anni vicino a loro, ma loro non hanno la mutandina giusta, per cui questo può sentire l'odore della loro eventuale incontinenza, ne nasce un dramma, come se una signora già di una certa età, che a parte può convivere perfettamente con la propria incontinenza, la può limitare andando più volte in bagno senza di necessità portare delle protesi imposte dal marketing, e che assolutamente non ci pensa neanche a sedurre il trentenne che sale con lei in ascensore. Però pensate dove il terrore che queste pubblicità inducono alle donne che hanno un piccolo disturbo di avere una malattia gravissima, per cui sono addirittura esposte alla denigrazione sociale, perché non hanno più potere di sedurre uomini giovani. Cioè, questa è la follia a cui siamo arrivati. Tante altre malattie di questo tipo, vendute come malattie, che in realtà non lo sono. Perché ho introdotto questo argomento? Introduco in sostanza il discorso poi che farà il mio collega, perché le tattiche di marketing artificiale hanno in sostanza lo scopo di prendere una funzione normale e sostenere che c'è qualcosa che non va, e quindi indurre a pensare che occorre trattarlo, imputare una condizione, una sofferenza che non c'è, definire che tanta parte di popolazione ha questo problema, questa malattia, e invece noi siamo al problema opposto, cioè siamo alla necessità di usare la statistica non selettivamente per esagerare i benefici di un trattamento, ma usarla per spiegare che in medicina la statistica serve per definire quali sono i reali rischi relativi, rischi assoluti di sviluppare una malattia, e quali sono i benefici e i rischi di utilizzare dei farmaci o delle procedure terapeutiche per contrastare l'evoluzione della malattia. La complessità a volte di questo tipo di linguaggio tiene lontane le persone, i pazienti, da quelle che sono le risposte reali a bisogni reali, e le dirotta verso allarmi che non ci sono. E quindi, gentilmente, oggi Luca Iaboli, che è il mio collega di Parma, con un'esperienza anche di lavoro all'estero, comunicatore scientifico, in alcuni anni ha sviluppato delle tecniche di comunicazione per semplificare il messaggio corretto di come si interpreta la malattia e di come si può utilizzare in modo semplice l'informazione scientifica in modo corretto, e vi lascio la parola. Grazie. Grazie Ilaria, grazie ai 5 Stelle per l'ospitalità, grazie anche a Eleonora Belletti che mi sta aiutando in questa cosa. No, faccio io qualche altro. Grazie. E abbiamo chiamato la giornata di oggi la medicina dei numeri. Quando l'abbiamo pensato ci piaceva, perché la medicina è impazzita, quindi in questo senso, ma soprattutto perché voglio darvi farvi capire dei numeri che vi possono aiutare in quanto pazienti a destreggiarvi nella salute, per tentare di rendere un po' più partecipata questa giornata. Ho fatto una specie di scacchiera, quindi parliamo di quello che volete voi, questa è l'idea. Nella parte sinistra ho messo sono l'autore di libro, si tratta di un fumetto. Per tentare di spiegare queste cose ho usato questo mezzo che mi sembrava adatto.
quindi magari dopo vi parlerò di questa cosa. E mi piaceva che parlavi di illusione di certezza statistica medica e questo NNT che è uno dei segreti della medicina, il numero di persone necessario da trattare. Vi faccio vedere cosa. Poi quello di cui volete parlare voi, disease monitoring, se volete continuiamo quello di cui parlavi in aria, o test di screening, sovradiagnosi, conflitti di interesse, industria giornalisti, opinion leader chi sono. Non grazie a Padua, io ho un'associazione di cui faccio parte che si occupa di conflitti di interesse, quindi se volete vi racconto questa cosa. Fate voi. Partiamo dai conflitti di interesse. Ho usato un pezzo del fumetto però. Allora, parliamo piuttosto dei medici. Sono burattini nelle mani delle aziende farmaceutiche che, con la montagna di denaro di cui dispongono, dettano le regole del gioco. I congressi che sponsorizzano sono la fonte principale di aggiornamento. Le linee guida di riferimento sono spesso scritte da medici sul loro libro paga e gran parte della ricerca è nelle loro mani. Il risultato è che i medici sono da un lato parziali, dall'altro sono ignoranti. Questa slide la faccio vedere perché non è colpa delle aziende. Le aziende fanno il loro mestiere, le aziende devono vendere, quindi il loro obiettivo è il profitto. Questo fa vedere però che spendono un terzo del loro bilancio in marketing. Se investono tanto in marketing significa che c'è un ritorno, solo per questo, molto di più, il doppio di quanto investono in ricerca. E la domanda è, i medici che prescrivono, che dovrebbero essere la barriera fra le aziende e il cittadino, consumatore, paziente, sono influenzabili? Allora, se voi andate a chiedere a un medico quanto gli informatori influenzano le tue scelte prescrittive, dicono i medici molto, nell'1% dei casi, quindi dicono no, io non sono influenzato. Se allo stesso medico andate a chiedere quanto gli informatori influenzano le scelte prescrittive dei tuoi colleghi, dicono assolutamente sì. E già questo, insomma, questa è una vecchia slide, ma è così, è l'effetto di una cena pagata sulla prescrizione di un farmaco. Da quando all'inizio il farmaco entra nel prontuario, il medico verrà invitato al corso. Di solito il corso si svolge con una cena, con un pranzo, insomma. E poi la giornata del corso, e vedete il farmaco come viene venduto. Questo è reso possibile anche dal fatto che gli informatori farmaceutici hanno un feedback sulle vendite dei medici, e questa è una cosa che penso che sia illegale. Adesso io in realtà tutte le volte che andate in farmacia e vi fanno compilare una di quelle tesserine di fidelizzazione per avere uno sconto, voi state firmando un consenso al trattamento dei vostri dati personali, e in questo modo la farmacia vende all'informatore i vostri dati. Questa è una pratica, direi, comune, penso che non so quanto legale. E questa per far vedere, è uscita poco tempo fa, il 17 marzo, è uno studio che fa vedere che più soldi un medico riceve, più prescrive quel farmaco, è proprio una lineare. E quindi i medici sono influenzabili? Sì, questa è la risposta. E la stessa cosa la ricerca. La ricerca, chi decide gli obiettivi, le priorità, può essere la ricerca indipendente, in realtà chi paga decide, quindi qui ho scritto che chi paga il flauto decide la musica. E quasi tutti, tre quarti degli studi clinici sono finanziati dall'industria farmaceutica, che ottiene i risultati che vuole dalla ricerca. E adesso vi faccio una lista dei modi in cui lo può fare, ve l'accelero un po' perché è lunga, ma quindi l'azienda può confrontare, quindi già prima di fare lo studio uno può decidere di fare uno studio in modo da ottenere il risultato che vuole, questa è l'idea. Ad esempio l'azienda può confrontare il proprio farmaco contro un trattamento che sa essere inferiore, in questo modo lo fa spiccare. Un altro modo, può confrontare il proprio farmaco con un trattamento a una dose più bassa dell'altro farmaco, per far vedere sempre che il proprio è superiore.
un po' confrontava il farmaco con una dose del farmaco competitore più alta per far vedere che l'altro ha più effetti collaterali. Quindi proprio a tavolino già si decide come enfatizzare. Può utilizzare la statistica, dopo magari vi racconto queste cose. Vado in fondo, una cosa che è interessante, l'ultima. Una pratica piuttosto comune è pubblicare solo i risultati positivi, e questo è uno dei deliri della medicina. Questo articolo è interessante, è uscito qualche anno fa e si occupa di antidepressivi e fa vedere che in tutto erano stati eseguiti 74 studi su un farmaco antidepressivo. Di questi 74 studi, 38 sono stati pubblicati e avevano dei risultati positivi. Tutti gli altri studi che avevano dei risultati negativi o non sono stati pubblicati o sono stati pubblicati in modo che il risultato fosse comunque positivo. Quindi puoi modificare le carte in tavola in modo da ottenere quello che vuoi. E la formazione dei medici è ancora questa, la formazione. E d'estate si va al mare e d'inverno si va in montagna. Vedete, l'alimentazione del prematuro, del neonato, del lattante, del bambino. Cioè, ci sono tanti soldi anche in questi ambiti. E noi, faccio vedere solo questa, siamo un gruppo che si occupa di queste cose, siamo circa 250 in Italia, attivi forse una quindicina, e ci siamo dati delle regole, e le regole sono non accettare regali di alcun genere, dalle penne ai gadget, ai libri, agli inviti ai convegni, ai finanziamenti. Ci considerano dei talebani per questa cosa, ma ci è sembrato il modo più semplice per essere chiari e netti sulle nostre. Fate voi, così prego. Volevo aprire una domanda. Io ho un'ipertensione, ma uso solo farmaci generici, e il mio medico mi prescrive solo farmaci generici. Mi chiedevo che influenza ha la presenza del generico sul marketing. Sì, le aziende lottano come dei leoni per evitare che entrino in commercio i generici, nel senso che dal momento in cui entra in commercio il prezzo si abbassa. A breve uscirà un generico, adesso l'ho detto pochi giorni fa, e l'azienda ha comprato questa azienda più piccola che produce il generico in modo da tenere il prezzo più alto. Cioè, queste sono. Il caso americano del farmaco che è venduto prima a $5. $700. Sì, il costo del farmaco dipende da quanto possiamo spendere per acquistarlo. Ogni stato paga prezzi diversi per gli stessi farmaci. La seconda cosa è che lei mi insegna, dottore, che Ippocrate di Cos era padre della medicina, ma anche padre della veterinaria. Oggi i veterinari, lei lo sa, non possono più prescrivere per cure animali farmaci a uso umano. E esistono farmaci veterinari che hanno lo stesso principio attivo, che però vengono venduti a prezzi esorbitanti. Cioè, io prima faccio un esempio: potevo usare nell'epilessia del cane e del cane il gardenale, un vecchio farmaco, oggi non lo posso più fare. C'è un farmaco, il Pexion, che viene indicato per l'epilessia. Questo farmaco ha dei prezzi esorbitanti. Sì, è una follia, infatti, anch'io. Teniamo presente che i congressi CIVAC, e se andiamo a vedere sotto la CIVAC, che è la società di culturale italiana per veterinari di animali da compagnia, e lì si sono attaccate case editrici, corsi di formazione e di più ne ha più ne metta. Fa i congressi sciando, cioè lei va al congresso la mattina o pomeriggio e il pomeriggio va a sciare. Sì, è così sia per l'uomo che per la madre. Sì, le tecniche del caso farmaceutico sono abbastanza consolidate, nel senso che i congressi vengono quando non vengono,
diciamo che adesso anche le case farmaceutiche hanno ridotto moltissimo l'investimento sul marketing diretto perché la crisi si fa sentire. Contrariamente a un tempo si sta sviluppando nel mondo una carenza di approvvigionamento di farmaci spaventosa e noi siamo ancora fortunati in Italia, non lamentiamoci, perché ci sono paesi come l'Egitto e il Venezuela, paradossalmente uno dei maggiori produttori di stupefacenti, dove non c'è più morfina. In Egitto i pazienti affetti da neoplasia stanno morendo tra dolori atroci perché non c'è morfina, c'è fentanyl che è un stupefacente più importante, ma non c'è più morfina. Lo stesso in Venezuela. In Venezuela si sta sviluppando un mercato clandestino ancora più importante del commercio della droga, e così si sta sviluppando in tutto il mondo. Ci sono delle carenze addirittura negli Stati Uniti, uno dei paesi più ricchi del mondo, soltanto il 70% dei bambini oncologici viene trattato, il 30% non viene trattato perché non ci sono farmaci oncologici pediatrici, cioè le aziende farmaceutiche non producono più. E il marketing in questo senso è cambiato, quindi negli ultimi 10 anni non sono state prodotte nuove molecole, ad eccezione di 5 che sono state potenziate, ma erano molecole già inventate, quindi si è ferma sia la produzione che l'innovazione. Poche molecole che sono state innovate vengono vendute attraverso i congressi che vengono organizzati in siti abbastanza distanti dai centri abitati, dove i medici, che verranno poi incaricati di distribuirli sul mercato, sono isolati. All'ingresso gli viene esclusivamente fornita documentazione informativa circa soltanto quel farmaco e nessun'altra fonte di informazione che non provenga dalla casa farmaceutica stessa. E c'è in sostanza un percorso di indottrinamento psicologico dello specialista, che da quei 3 giorni di isolamento dentro questa fiera del farmaco che dovrà vendere esce perfettamente pronto per l'immissione sul mercato. Quindi è un settore in estrema fluttuazione, la produzione industriale sta subendo grosse modifiche e il settore farmaceutico non è esente da questo. C'è poi tutta la parte dei paesi emergenti che stanno producendo extra brevetto con l'India, ma dove le condizioni, diciamo, di applicazione, chiamiamole così, della protezione che conosciamo noi del Servizio Sanitario Nazionale, sono di gran lunga inferiori rispetto alla qualità della performance delle nostre aziende. Danno antibiotici a gogo alle carni che si mangiano e questo si riflette poi anche sulle l'antibiotico resistenza è un problema dei paesi dell'Europa, soprattutto è cominciato in Grecia. La più grande antibiotico resistenza è iniziata nel paese greco, Grecia proprio, e poi si è esportata perché si sono selezionati dei microbi altamente patogeni resistenti proprio da quel paese. Adesso la disseminazione è ubiquitaria in Europa. Dopo la Grecia ci siamo noi, quindi sì, è stato fatto un abuso degli antibiotici, a cominciare dall'abuso che è cominciato nel settore animale, però degli allevamenti. Quindi sì. Vogliamo semplificarvi la vita sulla statistica medica? Se volete, se siete pronti, che è la parte più tosta. Faccio solo vedere questa cosa qui. Questa è l'illusione della certezza, nel senso che se voi guardate questi due tavolini, penso che quasi tutti in questa stanza direbbero che il tavolino di sinistra è più lungo del tavolino di destra. Questa è un'illusione ottica, in realtà i due tavoli sono esattamente lo stesso, solo che sono girati, questo è un inganno. Così come se chiedete ai cittadini se ritengono che la medicina sia una scienza esatta, fra il 70 e l'80% dei cittadini vi diranno di lo pensano. Se lo chiedete ai medici,
internisti il 20%, se lo chiedete agli epidemiologi, che sono quelli che studiano i grandi numeri, solo il 7% pensa che, è una scienza, che la medicina sia una scienza esatta. E quindi l'incontro fra medico e paziente è un po', si potrebbe sintetizzare in un'immagine di questo tipo, cioè il paziente dice io sono incerto ma tanto lui è certo, e il medico dice io sono incerto ma tanto lui non lo sa. Questo può essere il rapporto medico-paziente. E la statistica medica, quindi statistica medica, statistica è un termine che spaventa, spero di non spaventare adesso, però è fondamentale, nel senso che io ho messo delle domande a cui uno può fare, se mia figlia ha 12 anni devo vaccinarla per il papilloma virus, ho 50 anni sono perfettamente in forma, devo fare quel test di screening, devo cambiare la pillola contraccettiva, ho 35 anni, sono incinta, devo fare la mia amniocentesi, devo assumere quel farmaco per abbassare il colesterolo. Ecco, tutte queste domande hanno una risposta nei numeri, e se uno riesce a interpretare questi numeri ha un discreto vantaggio. E allora noi abbiamo immaginato questa strada, questo percorso, e nel libro parliamo di questa cosa, nel senso volevamo dare volevamo far conoscere tre cose che nessuno conosce, neanche i medici conoscono, per arrivare all'obiettivo che è quello di prendere decisioni informate. Quindi i tre temi statistici sono il capire che cos'è il potere predittivo positivo, capire la differenza fra sopravvivenza e mortalità, e capire la differenza fra rischio relativo e rischio assoluto. Se siete pronti proviamo a... Allora, il potere predittivo positivo è questo. Se io sono positivo ad un test, quindi in qualsiasi test che io faccio, qual è la probabilità che io abbia la malattia? Io faccio il test per identificare una malattia, sono positivo, qual è la probabilità di avere una malattia? E, i test hanno, in medicina, queste caratteristiche, la sensibilità, che è la capacità di individuare soggetti malati, e la specificità, che è la capacità del test di individuare come negativi i soggetti sani. Magari ve la spiego meglio questa. Comunque, un esempio, secondo me, abbastanza chiaro è questo. Io ho un test, il test dell'HIV, che ha una sensibilità del 99,99% e una specificità del 99,99%. È un signor test. Io penso che in medicina esistano pochi test come questo. E poi ho la prevalenza dell'HIV, che è in una persona sana, senza fattori di rischio, è 1 su 10.000. Vuol dire che a Ferrara il donatore di sangue è controllato, che non ha fattori di rischio, non si inietta droga endovena o prostitute, ce n'è 1 su 10.000 che ha l'HIV, ok? Quindi se chiedete, se io faccio un test HIV, vado in farmacia, fa poco li vedo in farmacia, vado in farmacia, faccio un test HIV e risulta positivo, qual è la probabilità che io abbia veramente l'HIV? E i medici non lo sanno. Anche qua ho preso un altro pezzo del fumetto, è un esperimento che è stato fatto anni fa, in cui c'era l'esperimento consisteva nel sottoporre al medico di un centro di screening HIV le seguenti domande. Se non sono infetto, è possibile che il risultato del test HIV sia positivo? Se sì, come può accadere? Potrebbe risultare negativo al test se non ho il virus? E quindi questo esperimento, una persona andava da un medico, gli faceva queste domande, si faceva fare il test, dopo 2 settimane aspettava che andasse ben libido, andava in un altro centro e l'ha fatto per 20 centri. I medici davano queste risposte. No, certamente no, assolutamente impossibile, con assoluta certezza no, assolutamente no, ma è impossibile, e così via. Quindi se faccio un test HIV con quelle caratteristiche, il test è positivo, poi HIV, questo è quello che pensano i medici. Il calcolo del potere predittivo positivo è una formuletta abbastanza complicata che sanno in pochi, o che insomma ci vuole una calcolatrice, ed è quella che ho messo lì: sensibilità per prevalenza diviso sensibilità per prevalenza. Se uno fa questa formuletta con quei dati che vi ho messo, il risultato è 0,5, 50%. Vuol dire, io sono un donatore di sangue sano, faccio il test HIV con quelle caratteristiche, la probabilità che io abbia l'HIV è del 50%. Non è la certezza, è tutt'altro. Adesso provo a spiegarvi perché.
teniamo sempre i dati di prima. Abbiamo 10.000 persone, di cui uno è malato di HIV e 9.999 non sono malati di HIV. E questo è il nostro... quella persona malata di HIV fa il test e molto probabilmente risulterà positiva. Il test ha una sensibilità del 99,99%, quello lo becca, e quindi abbiamo un caso positivo. Delle 9.999 persone che non hanno l'HIV, la specificità, che è quella che va a vedere quelli che non sono malati, fa sì che se voi fate il 99,99% di 9.999, vi darà un falso positivo. Quindi voi alla fine avrete due persone, una veramente positiva, una falso positivo, e il potere predittivo è 1 fatto 1 più 1, 0,5 è il 50%. E questa cosa ve la ripeto, l'avete più o meno capito, so che è un po'... ve la faccio vedere con un altro esempio, vediamo se... potere predittivo della mammografia, quindi test mammografico, test di screening mammografico, per capire qual è la probabilità, io faccio un test di screening, viene positivo, qual è la probabilità di avere un cancro alla mammella? Questa è più o meno la domanda. I dati sono quelli, la prevalenza è l'1%, quindi 10 persone su 1000, e la sensibilità del test è 90%, la specificità del test è 91%. Se voi fate il test di screening alla mammella, quanto pensate che sia questo potere predittivo? Cioè, se io faccio il test e il test dice c'ho un nodulo che è un cancro, secondo voi quante volte ci becca il test? 90%, viene a dire 90%, ti viene a dire tanto. Facciamo i conti, proprio facciamo di conto. Quindi ho 1000 donne, di queste 1000, 10 hanno una neoplasia alla mammella, quindi vuol dire che 990 non avranno e la sensibilità è del 90%, quindi 9 su 10 sono positive alla mammografia e sono quelle che hanno il tumore, ma visto che 990 donne non hanno la neoplasia e la specificità è del 91, vuol dire che ci sono 89 donne, e dice la calcolatrice, che saranno false positive. Quindi se fate un po' il calcolo di prima, i positivi sono 9 più 89, il potere predittivo è quel valore lì, 9 fatto, cioè i veri positivi fatto tutti quelli che vengono positivi. Vuol dire che la mammografia, se faccio una mammografia, risulta positiva, la probabilità della mammografia di dirvi che ha un tumore alla mammella è del 9%. Non è tantissimo, anche come io mi aspettavo di più prima di fare questi calcoli. Questo per dire che si crede molto nei test di screening. I test screening hanno tanti limiti, questi non sono gli unici limiti dei test di screening. Non stiamo dicendo che non vanno fatti. Stiamo spiegando però qual è la realtà, il potenziale predittivo reale. Difatti l'idea è di andare a fare un test di screening consapevoli dei vantaggi e degli svantaggi, e quindi prendere una decisione informata. La medicina si ferma allo screening mammografico e non si va oltre, non ci si chiede quali sono altri esami ancora più efficaci. Ce la fate, vado avanti con... sono un po' una mazzata queste cose. Se preferite un argomento di più. Se preferite una cosa di più. Il problema è questo, infatti c'è un capitolo sopra diagnosi che... nessuno che ha dato positiva non ha fatto almeno un aspirato. Esatto, dopo si fa un aspirato, di solito si fa una biopsia. Però non è detto che si deve prendere. Questa cosa che vi ho fatto vedere è solo il potere predittivo, è un numero, cioè... so che valore abbia, ma solo per dire che la mammografia non è perfetta. Dopo magari vi faccio vedere, se volete, la mammografia, i test di screening. Il vero problema della mammografia è che non viene tanto comunicato. Non viene comunicato perché se il sistema lo comunicasse, probabilmente meno persone andrebbero a fare la mammografia. È la sovradiagnosi. Sovradiagnosi significa, ve lo dico a voce, poi magari ve lo faccio vedere, che su 1000 donne la mammografia fatta dalle 50 anni in avanti per 20 anni, ogni 2 anni, salva una vita. E questa è la potenza della mammografia. Quindi se sei quella donna hai vinto all'otto. Quindi questo è innegabile, anzi è...
Lo svantaggio della mammografia è che si ha un grande numero di falsi positivi. Falsi positivi vuol dire ago aspirati, biopsie e magari anche più avanti anche interventi. Quindi siamo 250 su 1000 donne, 250 saranno falsi all'arma. Quindi dovrai fare qualcosa in più, ti richiameranno per qualche motivo, un'altra mammografia, un'ecografia, un ago aspirato, qualcosa in più. E poi c'è un numero da 2 a 10 donne, quindi per ogni donna la cui vita viene salvata, da 2 a 10, questo è un numero abbastanza variabile, che non si sa con certezza, che però in Italia viene quasi negato, da 2 a 10 donne vengono sovradiagnosticate. Sovradiagnosticate vuol dire trattate, mastectomizzate, chemioterapia, radioterapia, senza nessun motivo. E tutto questo non vuol dire che la mammografia non sia un ottimo esame, ma deve essere una scelta. Deve essere una scelta basata su informazioni chiare. Poi uno può decidere benissimo di farla, chi si è fortunato avrà vinto, può decidere di non farla perché non vuole rischiare la sovradiagnosi e non vuole rischiare che tutti i rischi e pericoli della sovradiagnosi. Quindi questa è la difficoltà. La diagnosi precoce ha un valore relativo, ma valoriale. Cioè, se io sono una persona molto ansiosa, che voglio tentare di controllare il più possibile, faccio di tutto, rischiando anche, sono un maschio, mi faccio un test, un antigene prostatico per vedere se ho una neoplasia alla prostata. Dopo ne parliamo magari di questa cosa, dei test screening. E quindi il vantaggio è che in un caso su 500 mi salva la vita per la prostata. Lo svantaggio è che tantissime altre persone saranno operate in modo sovradiagnosticate, con rischio di impotenza, rischio di incontinenza, rischio di intervento, radioterapia. Vado avanti con questa seconda, se volete, parte statistica. Che allora, la differenza fra sopravvivenza e mortalità è un'altra delle cose che i medici non sanno assolutamente, anche se insomma, è abbastanza, il concetto è comprensibile. Quindi poi avete un test di screening che aumenta la sopravvivenza dal 68 al 99% o uno che riduce la mortalità dal 2 all'1,6 persone su 1000. E questa domanda l'hanno fatta a 150 medici di medicina generale degli Stati Uniti e tutti dicevano preferiamo il primo test che aumenta la sopravvivenza dal 68 al 99%. In realtà sono due modi equivalenti di dire la stessa cosa. Adesso vi faccio vedere. Questa è una vecchia storia, questo è Rudolf Giuliani, vecchio sindaco di New York, che diceva 5 anni fa ho avuto il cancro alla prostata e grazie a Dio sono stato curato. La mia probabilità di sopravvivere al cancro alla prostata negli Stati Uniti l'82%, la mia probabilità di sopravvivere al cancro alla prostata in Inghilterra solo il 44%. E quando ho detto questa cosa in televisione, la gente diceva cavolo, vado a farmi curare negli Stati Uniti. E il problema è questo. In alto c'è la curva della sopravvivenza, quelle barre, e la linea dritta è la mortalità. Quindi voi vedete, negli anni la sopravvivenza, 5 anni per il cancro alla prostata, è aumentata, ma la mortalità non è assolutamente cambiata. Quindi sopravvivere non vuol dire non morire, ecco. La definizione è diversa, però quando vogliono enfatizzare un test di screening parlano di sopravvivenza. Sì, adesso vi faccio vedere proprio i numeri. Quindi le definizioni, la sopravvivenza è la percentuale di pazienti vivi 5 anni dopo la diagnosi di cancro, mentre la mortalità è la percentuale di pazienti che muoiono di cancro in un anno. Vi faccio vedere le due distorsioni della sopravvivenza rispetto alla mortalità. Allora, voi immaginate in Inghilterra e in Italia la diagnosi del cancro alla prostata si fa in due modi diversi. In Italia si fa con questo test PSA, questo esame del sangue, in Inghilterra si fa con la palpazione manuale della prostata. Immaginiamo che un italiano a 60 anni fa il test PSA e poi dopo 10 anni muoveva, quindi muoveva a 70 anni. Immaginiamo che questo abiti in Inghilterra, la diagnosi viene fatta a 67 anni e muoveva lo stesso a 70 anni. Questa è un'ipotesi. Quindi la diagnosi viene fatta prima, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è 100% dei casi nel primo, se lo faccio prima, e 0 dopo. Quindi solo perché anticipo la diagnosi,
io aumento la sopravvivenza, ma la morte non cambia di un giorno. Questa è la prima distorsione. Faccio vedere la seconda. Il problema del cancro alla prostata, la leggo poi. Immaginate 1000 pazienti con cancro alla prostata progressivo vuol dire che metastatizza. 5 anni dopo, questi sono numeri veri, 440 saranno vivi e 560 saranno morti. Quindi la sopravvivenza a 5 anni, 440 diviso 1000 è il 44%. Questo è quello che diceva Giuliani in Inghilterra. Immaginiamo invece come succede nella realtà. A 60 anni abbiamo praticamente tutti il cancro alla prostata, nel senso che esistono un sacco di tumori che non danno sintomi e i maschi ce l'hanno quasi tutti. Quindi immaginiamo di fare un test di screening e di trovare con questo test di screening, oltre a quei 1000 che hanno quel tumore che evolverà e darà metastasi, altri 2000 pazienti con un cancro che non è progressivo, con qualcosa che è lì, che starà lì e non darà mai fastidio. A distanza di 5 anni io avrò quindi vivi 2000 più 440 e morti 560. Quindi 2440 sul totale di 3000, 81%. E solo perché io faccio un test di screening, perché vado a prendere nel mio campione anche un tumore alla prostata che non farà mai dei danni, la sopravvivenza aumenta. Quindi Giuliani avrebbe dovuto dire una cosa del genere. 5 anni fa ho avuto il cancro alla prostata e sarei stato curato in Inghilterra esattamente come lo sono stato in America. Il tasso di mortalità nei due paesi è praticamente lo stesso, circa 26 americani su 100.000 rispetto ai 27 inglesi su 100.000. Quindi ecco, non fidatevi quando parlano di test di screening e parlano di sopravvivenza, ha un valore quasi nullo. La mortalità è quello che... Volete andare? Ce la fate? Il test screening, sì, il test screening, cioè, il test screening non c'è fine, nel senso del pubblico i test screening sono ben codificati, mammografia, coloscopia, c'è cioè, il PSA, ma non fa più nessuno, il pap test, sono 4 o 5, nel privato non c'è limite, io posso fare come test screening un attack total body, una risonanza magnetica anziché una mammografia, e vado a trovare di tutto, senza pensare a quello che accadrà in futuro, nel senso che se io vado in farmacia posso fare un test di screening con una goccia di sangue, non so, per vedere se sono celiaco adesso, con quei valori di prima di potere predittivo e se non so, se il DNA adesso, se uno va in America in un laboratorio privato ti possono dire che forse per qualche anno avrai un certo tipo di probabilità di avere una demenza. Cioè non c'è fine, ecco, sì. Cioè, il futuro peggiorerà in quel testo. Il genetico si è fatto togliere tutti e due i segni, non sapremo mai. Esatto, quindi l'idea è proprio quella, prima di fare il test screening capire, tentare di capire vantaggi, svantaggi e poi dire no, non fa per me, non voglio vivere nell'ansia, io sto bene, sto oggettivamente bene, e tenendo conto che negli uomini più o meno 3 su 100 va a finire che moriranno di cancro alla prostata, è così, perché si muore prima o poi questa, e tantissimi altri, cioè tantissimi altri moriranno con il cancro alla prostata. Se uno va a fare un'autopsia di un anziano che è morto per un infarto, un'altra ragione, gli trova il cancro alla prostata. E così è. Ci sono degli studi drammatici che mettono in evidenza come molte donne, ad esempio, è capitato a Trentino Alto Adige, 3 donne su 10 hanno confuso lo screening mammografico per la terapia del cancro. Perché bisogna farsi la mammografia, hanno diagnosticato il nodo, però non a posto. C'è una confusione estrema anche della funzione dello screening, non è diagnostico, cioè oltre che diagnostico non è terapeutico, c'è una sovraesposizione allo screening addirittura, per cui si rivede concepire lo screening come la terapia della malattia presunta, poi magari ce l'ha veramente, ma confuso lo screening con la terapia, cioè siamo arrivati a questi livelli, ecco, di inconsapevolezza del paziente, non è colpa del paziente.
colpa della incapacità di trasmettere un'informazione reale, non è colpa neanche del medico. Molto spesso quando si va nei laboratori, negli ambulatori, c'è una tale calca, una tale numerosità di accessi, è un poco tempo per il clinico di dedicarsi al malato, poco tempo per il clinico di aggiornarsi sul contenuto di quello che sta praticando e soprattutto di trasmetterlo al paziente. Cioè si è in un percorso di stortura complessiva dell'informazione sanitaria che va trattato a monte, cioè proprio va ripensato tutto il percorso. Vi faccio vedere la terza cosa che dovrebbe essere utile a tutti i medici, ma che può essere utile a tutti, perché se uno si trova davanti a dei numeri è bene capirli. Quindi adesso vi farò vedere una storia vera che è accaduta in Inghilterra qualche anno fa. Quindi assumereste un farmaco che aumenta il rischio di trombosi del 100%? Forse pochi lo assumerebbero, ecco, questo è il senso. Anche qua, questo l'abbiamo fatto all'inizio, quando ho fatto il fumetto all'inizio, pensavamo delle piccole cose, poi l'abbiamo allargato. Allora, ve lo leggo, che è Londra 1995. 190.000 tra medici e farmacisti inglesi ricevono dal Comitato Nazionale di Sicurezza dei Farmaci un avvertimento secondo cui i contraccettivi orali di terza generazione aumentano il rischio di trombosi agli arti inferiori ai polmoni del 100%. Lei si chiama Allison, ha 22 anni ed è sanissimo. Ci vediamo domani dopo pranzo. Non posso, appuntamento con il ginecologo, ti chiamo quando ho finito. Dovrebbe essere un controllo di routine, ma Allison non sa che ci sono importanti novità. Allison, tutto bene? Devo però dirti una cosa, proprio in questi giorni è arrivato un avviso che informa che la pillola che stai assumendo può aumentare il rischio di trombosi. Ma l'ho sempre usata, non rischio di più se non la prendo? La statistica afferma che il rischio di contrarre la malattia letale come la trombosi, assumendo la pillola di terza generazione, è aumentato del 100% rispetto alla pillola di seconda generazione. Avete capito bene? Risentiamo la frase. La statistica afferma che il rischio di contrarre la malattia letale come la trombosi, assumendo la pillola di terza generazione, aumenta del 100% rispetto alla pillola di seconda generazione. Quindi la pillola che Allison assume è letale. Questa è la comunicazione che è stata data ai 300.000 farmacisti, medici inglesi nel 95. E tutti hanno sconsigliato alle pazienti di prendere quella pillola. In realtà il rischio esiste, ma i dati sono incompleti. Perché il dottore parla dell'aumento del rischio relativo tralasciando quello assoluto. Quindi in statistica un rischio è la probabilità che si verifichi un evento e può essere espresso in due modi. Il rischio relativo è quanto aumenta il rischio rispetto ad una probabilità iniziale. Il rischio assoluto è quanto aumenta il rischio in termini assoluti. E gli studiosi che hanno formulato l'avvertimento sono partiti dal fatto che una donna su 7.000 che assume la pillola di seconda generazione ha la trombosi. Con quella di terza generazione diventano due donne su 7.000. Quindi se si passa da una a due aumenta del 100%. Però in realtà il numero assoluto è una su 7.000 in più. Quindi è completamente diversa la valutazione del rischio. Secondo voi Allison lo ha capito? No, la stessa notte terrorizzata non ha preso la pillola. Due mesi dopo la ragazza è tornata dal medico. Dottore, sono incinta. Sa, sono troppo giovane, il lavoro è quello che è, non sono nemmeno sposata, penso di non tenere il bambino. E ha abortito. Credete che Allison sia stata l'unica? Grazie a questa informazione allarmistica, nel 96, un anno dopo l'emergenza pillola, in tutto il Regno Unito ci furono 13.000 aborti in più. E tutto questo è ancora più paradossale se si pensa che l'aborto e la gravidanza hanno un rischio assoluto di trombosi che viva a lungo superiore a quello che era della pillola. E la prova della pillola del 95 non è un episodio isolato, un simile nel panico collettivo era già avvenuto nel 70 e nel 77 e in entrambi i casi la frequenza degli aborti aumentò. Solitamente le informazioni sulla salute ci vengono comunicate in termini di variazioni relative. Forse perché i grandi numeri generano più attenzione, ma i grandi numeri possono anche generare ansia non necessaria e speranza non realistica. Questa è. Questo è il terzo punto. In Italia non lo dicono neanche. In Italia? In Italia non lo dicono neanche se c'è rischio trombosi per la pillola. Non c'è un medico che lo dice.
C'è anche scritto sul bugiardino che non si dovrebbe fumare quando ci sono altri. Qualcuno c'è. E aggiungo l'ultima cosa, che secondo me è la cosa più utile che uno dovrebbe chiedere, ma che anche questa pochi sanno. L'NNT, il number needed to treat, cioè il numero di persone che è necessario trattare. E questo è un numero, adesso vi faccio vedere, molto, molto pesante. Ecco. Ogni volta che uno prende una pastiglia dovrebbe chiedere qual è l'NNT di questa pastiglia, per capire i vantaggi e gli svantaggi di una pastiglia. Allora, vi faccio un esempio. Qual è l'efficacia dell'aspirina? Ce la fate ancora? Sono argomenti? Resistete? Qual è l'efficacia dell'aspirina nella prevenzione secondaria? Cioè, la prevenzione secondaria è: io ho già avuto un ictus, ho già avuto un infarto, voglio prevenire un nuovo evento, un nuovo ictus, un nuovo infarto. E se io dovessi vendervi l'aspirinetta, direi il 20%, nel senso che se chi prende il placebo nel 100% è un evento, chi prende l'aspirina l'80%, la differenza fra placebo e farmaco è del 20%, quindi il 20%. E il numero è giusto, però è detto in un modo che non fa capire la realtà. Innanzitutto perché la scala qua va da 0 a 10%, invece le scale dovete vederle sempre sul 100%, adesso ve l'allargo. Quindi questa è la vera scala. E allora, la percentuale di pazienti che muoiono erano il 10% se prendono il placebo, l'8% se prendono l'aspirina e il 90% non muoiono indipendentemente dalla terapia. Quindi la differenza fra il placebo e il farmaco, cioè il rischio assoluto, la riduzione del rischio assoluto è del 2%. Questa è un po' la cosa di prima. Quindi se voi fate il reciproco del 2%, o fate 100 diviso 2, cioè girate questi numeri, voi avete questo NNT. Cioè, dire che medicina 2% è un ottimo numero, 2% è tanta roba. Assolutamente, sì. È solo per farvi capire come funziona. Quindi se io voglio calcolare il mio NNT, faccio 100 diviso la riduzione del rischio assoluto, in questo caso 2, uguale a 50. NNT 50 in medicina è tantissimo, e vuol dire che se io do l'aspirina a 50 persone, a una ridurrà la mortalità cardiovascolare e a 49 non farà assolutamente niente. Questo è anche i limiti e la potenza della medicina. E quindi ho messo alcuni NNT. Se io uso l'aspirina e non ho mai avuto niente, non ho mai avuto un infarto, non ho mai avuto un ictus, per prevenire un evento futuro, l'NNT dell'aspirina è 1667. Vuol dire, se 1667 persone prendono l'aspirina, una preverrà un evento, un ictus o un infarto, e a 1666 non farà niente. L'NNT si può vedere anche rovesciato, NNH-ARM, cioè il numero di persone da danneggiare. Quindi aspirina come causa di sanguinamento in prevenzione primaria, quindi se io la prendo che sto bene perché voglio prevenire un ipotetico evento, l'NNH su 3.380 persone che la prendono, una va a un sanguinamento. Quindi se voglio prendere un'aspirina sarà un bilancio, tantissimi, 1.600 non farà niente, una va a un vantaggio e uno ogni tanto va a uno svantaggio. Questa è la medicina, cioè volendo... in tutto, in tutti i farmaci ci sono questi valori. E se vedete però un po' più in basso, smettere di fumare per prevenire un evento cardiovascolare ha un NNT di 8, vuol dire che su 8 persone, se una di quelle 8 che non fuma, previene un evento cardiovascolare. E questo è un numero eccezionale, quindi se uno volesse fare prevenzione primaria, farebbe una cosa di questo tipo. Vi faccio vedere una cosa interessante sulle statine, la statistica delle statine, che questa adesso ve la... spero che... questo è uno studio che era famosissimo, uno studio che si chiama Jupiter. L'idea dei venditori di farmaci, dei venditori di statine, già il colesterolo alto non è una malattia, è un fattore di rischio per le malattie, quindi si prendono dei farmaci per trattare un fattore di rischio di una malattia. Qui erano andati oltre, avevano preso, penso, 18.000 pazienti che avevano il colesterolo assolutamente a posto, e avevano una PCR, che è un indice di infiammazione, un pochino elevato, perché un altro effetto, secondo loro, di queste statine, in particolare questa era la rosuvastatina, era di ridurre l'infiammazione e quindi di dare un vantaggio. Hanno fatto questo studio gigantesco.
E alla fine sulla destra vedete riduzione della mortalità del 44%, quindi è finito su tutti i giornali, New York Times, farmaco che combatte il colesterolo, mostra anche bene, Cardiovascular News, in Italia, insomma, quando è uscito è stata successore, sì, un blockbuster, nel senso che la rovastatina ha fatto vendere miliardi con questo farmaco. Adesso vi faccio vedere una cosa un po' avanzata, ma ok. E se uno va dentro l'articolo originale, quindi dentro l'articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine, che è una delle riviste più quotate, direi quella più quotata in medicina, e va a vedere la tabella degli outcome, degli esiti. Adesso vi faccio vedere questa tabella cosa nasconde. E questa cosa se ne è accorto una persona l'anno scorso, non aveva visto nessuno. Gli studi clinici sono fatti così più o meno, hai 18.000 persone, le randomizzi, quindi casualmente a uno dai una pastiglia di zucchero e l'altro dai il farmaco e non sai a chi è stato dato. Quindi nel gruppo del placebo, su 8.901 pazienti, è la pastiglia di zucchero, la composta di zucchero, sì. Quindi su 251 su 8.901, quindi il 2,8%, hanno avuto degli eventi maggiori, ictus, infatti fatali, infatti non fatali, quindi la somma di era questa, 2,8%. E in chi prendeva nell'altro gruppo, 8.901 persone, che prendeva il farmaco, ci sono stati 142 eventi maggiori, e questo è il risultato del farmaco, quindi riduzione assoluta del rischio, 2,8%. Meno 1,6% uguale 1,2, NNT 100 diviso 1,2, il numero di persone da trattare per evitare un evento ictus infarto è 83 nel tempo dello studio, che sono stati circa 2 anni, quindi se 83 persone assumono per 2 anni quel farmaco, una avrà o un ictus in meno o un infarto in meno, va avanti. E poi uno va a vedere le cose che contano, gli infarti. Infarti fatali, infarti miocardici fatali, quelli che ti ammazzano, e non. E li ha messi insieme, e già qua era strana questa cosa. Allora, perché il vantaggio è quello, cioè quello che voglio evitare è un infarto. Insomma, questo è. Nel gruppo del placebo ci sono stati 68 infarti miocardici fatali e non, quindi lo 0,76%. Il gruppo che prendeva il farmaco lo 0,85%, okay? Questi sono i valori. Quindi se stiamo sempre sul rischio assoluto, 0,76 meno 0,35 uguale 0,41, che è la riduzione del rischio assoluto, calcolo il mio NNT, 100 diviso questo 0,41, 244, quindi già comincia a calare. Vuol dire che 244 persone devono prendere quel farmaco, costava sui $300 all'anno per 2 anni, e uno avrà un vantaggio, cioè eviterà un infarto miocardico fatale e non fatale, o non fatale, e senza tenere conto degli effetti collaterali. Questo è solo il vantaggio che uno ha. Poi uno va a vedere un'altra cosa: infarti miocardici fatali, perché nella tabella non ci sono infarti miocardici fatali, e si deduce da quelle due righe a sinistra, tutti gli infarti miocardici meno i non fatal miocardi infarto, cioè dovete fare una sottrazione. Se voi andate a fare quella sottrazione, vedete che nel gruppo del placebo ci sono stati 68 su 62, 6 infarti miocardici fatali, nel gruppo del farmaco ce ne sono stati 11. Quindi, cioè, quel farmaco è vero, riduce il rischio di infarto non fatale, ma aumenta il rischio di infarto fatale. Cioè, questa è. E questo studio ha avuto un successo strepitoso. Il problema, e poi si può continuare questa analisi, il problema sono gli effetti collaterali delle statine. Gli effetti collaterali delle statine, il più comune sono le miopatie, quindi questi dolori muscolari che portano a sospenderlo. Però ci sono altri due effetti di cui non si consiglia in questa statinizzazione della popolazione. Uno sono le neoplasie, l'aumento delle neoplasie, di cui si comincia a parlare solo adesso, e il secondo è la demenza. E anche queste, ci sono dei lavori piccoli ma interessanti sul fatto che le statine abbassano il colesterolo, il
Cefano, le membrane cellulari sono fatte di grassi e anche di colesterolo, quindi c'è anche una logica che abbassando questo colesterolo forse qualcosa funziona meno bene. E ci sono degli studi piccolissimi di 20 persone che hanno fatto vedere che persone con demenza che prendevano statine con dei test neuropsicologici alterati, gli toglievi la statina, avevano dei risultati migliori, stavano meglio. Questa... Anche perché si tende dal punto di vista commerciale a vendere più statine abbassando i limiti superiori del colesterolo ematico, cioè da 240 siamo scesi a 200, adesso si pretende che sia normale a 180, non è funzionale alla fisiologia umana, è funzionale alla necessità delle aziende farmaceutiche di vendere il più possibile farmaci, cioè sono le stesse agenzie nazionali dei vari paesi che in collaborazione con le agenzie dei farmaci stabiliscono i limiti superiori e inferiori, i cosiddetti patologici, su cui intervenire e quindi creano, per così dire, la malattia artificialmente. E diciamo che quei valori escono dagli studi, gli studi sono fatti su certi tipi di popolazione, su grandi numeri, quindi il numero più o meno a spanne è proprio quello, sulla prevenzione secondaria, quindi sull'evitare un nuovo infarto, un nuovo ictus, è uno su 50, quindi è netto. In prevenzione primaria, quindi se io oggi comincio a prendere un'aspirina, il vantaggio è quello, quasi nullo, uno su 1800, quindi una persona ha un vantaggio, 1799 non ce l'hanno. Invece sulle persone malate, quell'1 su 50 vuol dire che un'altra persona eviterà di avere un altro infarto. E 1 su 50 in medicina è un ottimo valore, ecco. Con qualche effetto collaterale, ma il bilancio è... Cioè, io la prenderei anche l'aspirina. Se tu vedessi quei numeri, non la prenderei. Il trattamento del mal di schiena, della lombalgia, la medicina, il numero di persone a trattare, 1000. Cioè la medicina e il mal di schiena non ho mai capito. E lo danno, esatto. Lo danno perché ha avuto anche magari non ha avuto un infarto, ma è a rischio di tutto. Esatto, però si dice così, però in realtà se hai avuto un infarto o un ictus e la dai, il vantaggio è quello. Se non ce l'hai avuto e lo dai e lo do a mio nonno, il vantaggio è poco e nulla. Poi si dà, ma cioè, il bilancio è veramente svantaggioso, ecco. Forse sarebbe meglio non darlo. Industria giornalistica. Sì, questo è proprio, sì. Quindi l'industria del farmaco ha bisogno di tutti gli amici che riesce a procurare, sono giornalisti. E questo in realtà è un lavoro che ho fatto con Eleonora Belletti anni fa, in cui abbiamo preso tutti i giornali italiani in una settimana, raccolti dal nord al sud Italia, e abbiamo analizzato la parte che si occupava di salute, per vedere quanto i giornali riportavano il rischio assoluto piuttosto che il rischio relativo, gli effetti collaterali dei farmaci piuttosto che non, e i conflitti di interesse. E alla fin fine abbiamo visto quello che già si sapeva, nel senso che i costi e i rischi del farmaco, la miglior storia sono stuporosi. Quindi il giornalista è incentivato a parlare dei fattori di rischio. La stoporosi non è una malattia, è un fattore di rischio. La stoporosi e il marketing dell'alendronato sono disease mongering, su cui magari bisogna fare un discorso complesso. E infine le specialisti di pubbliche relazioni delle aziende che indicano al giornalista quale paziente intervistare, perché poi se vai a intervistare il caso singolo è quello che ti devia dalla realtà, ecco. E questo è un po' di più che si sovradiagnosi? Proviamo? Allora, questa è interessante perché in Italia c'è un libro che è uscito qualche anno fa, 3 anni fa, del Pensiero Scientifico Editore, che si chiama appunto Sovradiagnosi, che andrebbe letto perché è veramente interessante.
quindi il rosso diagnosi è un riscontro di un'anomalia o una condizione asintomatica che non progrediva mai, cioè non dava mai morte né sintomi, o che progredisce così lentamente che il paziente muoverà di qualcos'altro prima che compaiano i sintomi. Quindi io sto bene, magari c'è qualcosa, però questo avere qualcosa non influenzerà mai né la mia morte né nell'avere dei sintomi. Quindi questa è l'idea della sovradiagnosi. Ed è un effetto collaterale di quello che ci è stato insegnato, cioè trovare e trattare malattie prima che causino dei problemi. Il problema è che, visto che se trovo qualcosa, una sovradiagnosi, che so che non causerà mai dei problemi, ma l'ho trovata, dopo la tratto. E per definizione il trattamento non aiuta perché non c'è niente da sistemare e il trattamento porta solo ad effetti collaterali. Quindi il grosso problema della sovradiagnosi è questo. Fra l'altro la sovradiagnosi è difficile da capire sulla singola persona, nel senso che mi trovo un nodulo al polmone e sono sovradiagnosticato o no? Boh, non lo so. Nel senso, l'unico modo per saperlo è non faccio niente, aspetto 10 anni, 20 anni, non mi è successo niente, non ho mai avuto un sintomo e ho sovradiagnosi. E quindi la difficoltà della medicina è questa, cioè sulla singola persona trovo qualcosa, la vado a togliere. Questo è un po' il... Invece a livello epidemiologico, a livello di grandi numeri si vede molto bene questo, ma nel singolo è... Ma parlavi di ipertensione. Questo è un vecchissimo... Tanti anni fa, negli anni 50-60, si pensava che la pressione arteriosa alta facesse bene. Pressione alta vuol dire arriva tanto sangue agli organi, quindi è bene avere la pressione alta. Poi nel 67, questo è uno dei primi studi, questo del Veteran Affair, uno studio piccolissimo, 140 persone, che aveva una pressione diastolica, la diastolica è quella più bassa, diciamo, media fra i 115 e i 130, che sono valori per noi elevatissimi. E 140 persone randomizzate, metà trattamento, metà non trattamento, vediamo cosa succede. E qua non c'è bisogno di statistica, nel senso che chi prendeva il trattamento su 70 persone, 2 stavano male, chi non prendeva il trattamento, 27 avevano ictus, morte, insufficienza cardiaca, quindi è diventato ovvio che la pressione arteriosa elevata, diastolica, facesse male. E hanno cominciato a trattare questa. E in questo caso, trattare pressioni diastoliche elevate, i benefici a 5 anni, l'NNT è 1,4. Quindi se io ho uno che ha una diastolica di 130 e lo tratto, se io ne tratto 1,4, ogni 3 che tratto, 2 hanno un vantaggio. Questo è eccezionale. Però il problema è, adesso non si vede tanto bene, ma questo era il caso della pressione diastolica elevata, cioè fra 115-130. Però la pressione arteriosa è un continuo che va da 100, anche la sistolica, da 100 a 110, 120, ognuno ha la sua. E se io vado a trattare, quindi eventi avversi a 5 anni senza trattamento sono le righe blu e con il trattamento sono le righe rosse, se io vado a trattare quelli che stanno peggio ottengo i maggiori vantaggi. Mentre se vado a trattare uno che ha una pressione sui 100, cioè non di sistolica, fra i 90 e i 100, i 95, ho poco vantaggio. Quindi i benefici si riducono a ridursi dell'importanza dell'ipertensione. E questo vale per tutte le malattie, vale per il diabete, vale per... E quindi esiste una specie di... l'NNT aumenta più la mia pressione va verso il desiderato 90 adesso di diastolica. Tenete conto che il desiderato 90 in Italia e in Europa, in America il desiderato è 80. E c'è uno studio che si chiama Sprint, che è uscito adesso, che dice più bassa è meglio è. Non stare in piedi, questo è. Comunque l'idea è questa, che in qualsiasi malattia, l'ipertensione è un esempio, e più la malattia è severa, diciamo così, più l'ipertensione è il valore alta, più il trattamento dà un beneficio, più è lieve, meno vuoi il beneficio. Poi se ci mettiamo anche un'altra linea con gli effetti collaterali del trattamento, che tutti i trattamenti hanno degli effetti collaterali, se io ho una pressione di diastolica di 90, probabilmente sarò in una fascia che i danni sono maggiori dei vantaggi. Quindi questo è il bilancio da fare. E vi faccio vedere perché, dal basso all'alto, c'è la sovradiagnosi. Il primo motivo è quello che dicevamo prima, cioè stiamo cambiando le regole, poi vediamo di più, cerchiamo di più e inciampiamo gli stati accidentali. Allora,
questo è un esempio di cambiamento di regole, cioè da un giorno all'altro in America hanno cambiato la sticella, allora, una volta il colesterolo, il valore normale era 300, poi è diventato 240, adesso è 200, adesso dicono meno è meglio è, quindi stiamo abbassando la sticella. Se uno guarda il colesterolo, ad esempio, con la vecchia definizione 240 c'erano 49 milioni di malati in America, con la nuova definizione 200 i malati erano 92 milioni, quindi questo è l'effetto del modificare le diagnosi e di abbassare l'asticella. E la stessa cosa per il diabete, una volta il limite del diabete a digiuno era 168, poi è diventato 140, poi è diventato 126 e abbassando l'asticella. La cosa che conta, adesso qua non l'ho messa comunque da un'altra parte una slide, è che chi ha deciso di cambiare queste asticelle, il 75% di quelli che partecipavano a questi comitati avevano conflitti di interesse con le aziende che cambiavano i valori, quindi queste sono inquietanti. Il secondo problema della sovradiagnosi, vediamo di più. Il conflitto di interesse significa che lo specialista che fa parte del contesto delle menti che decidono questi limiti opera come consulente della casa farmaceutica che produce il farmaco che cura la malattia per cui lui alza o passa il limite. C'è da dire che diversamente in Italia, dove è proibito, negli Stati Uniti è obbligatorio e tutti i medici che vengono finanziati, che collaborano con le aziende farmaceutiche o biomedicali, anche per un semplice congresso, si iscrivono in un albo pubblico. Questo è obbligatorio negli Stati Uniti, c'è un albo pubblico che è nel sistema online del ministero americano, dove tutti gli specialisti che interagiscono in qualsiasi forma, da $2 a $300,000, con le aziende biomedicali, farmaceutiche, sono registrati lì. In Italia questo è proibito per legge, cioè è proibito che uno si denunci pubblicamente come diciamo sponsorizzato. E sono contesti internazionali, queste famose associazioni di medici, chirurghi, fanno capo a dei contesti scientifici, associazioni di categorie più o meno validate. Ecco. Anche lì è un problema annoso, chi stabilisce chi è il maggiore competente in quel campo, non c'è in realtà una regola precisa. Parte, quindi vediamo di più. Questa è una, adesso non so se vedete bene, comunque è una massa, c'è qualcosa nel torace, è una neoplasia al polmone, come si vedeva qualche anno fa con la radiografia del torace. Adesso invece, facendo un TAC, riesco a vedere delle cose di diametro completamente diverso. Quindi una volta, neanche troppi anni fa, forse 15 anni fa, la neoplasia al polmone è una massa di 10 cm. Oggi è una massa di 1 cm, quindi la nostra capacità di vedere è molto aumentata. Stessa cosa, questo è un transito, un colon, e adesso vediamo nel colon tumori primi lievi di 10 cm, oggi di 1 cm con una colonoscopia. E stessa cosa con una mammella, ieri la mammografia vedeva massa di 2 cm, oggi vediamo cose invisibili di 2 mm. Quindi la definizione è veramente aumentata. E vi ho fatto questo esempio perché non so se si vede, comunque se uno vi chiedesse negli Stati Uniti quanti laghi ci sono, là ce ne c'è occhiato uno che è il grande lago salato, poi con zoom verso il basso con questo Google Earth mi abbasso un po' e guardo nello stato dello Utah quanti laghi ci sono, uno dopo ne vede 3, ma se zoom ancora come definizione in un'area dello Utah vedo una zona di laghi e vedo una trentina, quindi la definizione di quanto vedo dipende da quanto cerco e si potrebbe paragonare la prima immagine all'esame clinico, immagino una cosa simile, quindi esame clinico con analisi e obiettivo, la seconda in mezzo può essere una radiografia di una volta, la terza può essere un attacco, una risonanza, questo potrebbe essere il grado oggi di approfondimento. E il problema, vediamo di più, ma siamo una grande riserva di anomalie,
Quindi 10 persone senza sintomi e dei calcoli biliari, quindi questi 10 diventano fino a 25 andando avanti con l'età. Quindi io ho dei calcoli biliari, mal di stomaco, faccio un'ecografia, mi trovo questo calcolo e tolgo il calcolo, ma magari il mal di stomaco già trova niente col calcolo perché ce l'avevano in tanti. E così via. 40% di lesioni senza dolore al ginocchio, storia di traumi, hanno lesioni al menisco alla risonanza magnetica. Quindi se faccio una risonanza magnetica, una lesione al menisco me la trovo. Il male al ginocchio, ho un trauma o ce l'avevo già, cioè è difficile. 50% delle persone senza dolore alla schiena hanno una protrusione del disco alla risonanza magnetica e arrivano all'80% sopra 50 anni. E poi la più impressionante forse è che il 7% di persone sotto i 50 anni hanno evidenze di un ictus progresso alla risonanza magnetica. Quindi se io faccio ai 50 anni, questo è lo studio di Framingham, quindi se io faccio ai 50 anni delle risonanze magnetiche, il 7% che stanno assolutamente bene, non sono mai accorti niente, hanno dei segni nella risonanza di ictus. E se faccio un attack total body a tutti, ho un riscontro in media di 2,8 anomalie per individuo. Quindi se io mi faccio un attack total body, qualcosa lo trovo. E non c'è certezza, ecco, questo è importante capire, quello che dicevo all'inizio, cioè dovrebbe trasmettere comunque incertezza, cioè io ti posso consigliare, posso guardare dei numeri, ma la certezza non te la potrò mai dare, perché sul singolo io non trattandoti, non facendo niente, saprò che ho un reperto occasionale accidentale solo dopo 20 anni, quindi questo è il problema della sovraniera. La tendenza della medicina è tratto tutti, cioè se io trovo un nodulo lo tolgo, nessuno. Anche per ragioni medico legato. Cioè, quindi la medicina fa così. Però la persona può dire io. Il paziente può dire no, ma poi. Il segreto è non cercare. Se uno sta bene, se prima dovete imparare a non fare. Che è più difficile. Dove mandarci a Sant'Anna a settembre a parlare di queste cose, però sì, anche Reggio Emilia, i colleghi non sono molto, non so perché, cioè forse lo so perché non. Sì, può convenire, ma è anche difficile, nel senso che vai conto conflitti di interesse giganteschi. L'azienda vende mammografie, l'azienda vende. Teniamo presente anche una cosa, che nel caso di neoplasie, paraneoplasie, problemi cardiocircolatori, si dice che la prevenzione è indispensabile. Sì, infatti, cioè, questi argomenti non andrebbero eviscerati all'interno di un'azienda ospedaliera, ma in un'azienda riformulata nei dipartimenti di prevenzione. Come dovrebbero essere, come non sono, che attualmente, per ragioni politiche e burocratiche, sono dei produttori di certificati. Ma il Dipartimento di Prevenzione non sono nati con questo scopo di produrre certificati, sono nati proprio per produrre evidenze di interventi che evitano poi alle aziende ospedaliere di emettere un servizio, cioè una terapia e un trattamento. Purtroppo lo sfascio complessivo del paese ha prodotto questo, cioè una medicalizzazione estrema, una sovraesposizione diagnostica, terapeutica, un eccesso di spesa, vogliamo così chiamarlo. Sì, i vaccini è un argomento complesso. Sì. Si dovrebbero avere dei trattamenti di prevenzione o comunque. Come tali? Che correttamente informati dicono hai questa anomalia, non stiamo a far niente, però ti seguo, ti fai vedere. Adesso sta nascendo e
una nuova corrente nell'ambito della medicina di prevenzione che si è un po' superata nel vecchio concetto, si parla di scienza della promozione della salute. È il primo, la prima luogo di sperimentazione è lo nuovo ospedale di Biella. Biella ha un po' ha una storia come Ferrara, dove è stato costruito un ospedale importante, bello, per un, molto sovradimensionato per una città come, come Biella o come Ferrara. A differenza però di Ferrara, Biella, la, l'intelligenza politica ha capito che più che chiudere parti di ospedale, lasciarli non utilizzati, ha deciso di investire su una nuova branca sperimentale che si chiama, che è una parte della medicina transizionale, che è la medicina di rigenerazione. In questi ospedali interi gruppi familiari di cittadini vengono accolti in ambulatori specializzati e si lavora studiando gli stili di vita di quelle famiglie, di quei gruppi di cittadini. Si capisce perché ad esempio all'interno di quella famiglia ci sono bambini obesi, sto facendo un esempio, e si lavora molto prima che questi pazienti, questi diventino dei pazienti, vengono accolti non come pazienti, vengono fatti venire come cittadini e si lavora con loro proprio per strutturare il loro percorso esistenziale in funzione di conoscendo anche il pattern genetico, perché vengono studiati il genetico, quindi conoscendo complessivamente l'habitus di vita, quindi il rischio ambientale, il rischio personale genetico di sviluppare una determinata malattia, per cui loro calcolano sul gruppo familiare che è alto rischio di diabete, sto facendo un esempio, e lavorano molto prima che questi sviluppino il diabete, insegnando loro un percorso esistenziale complessivo di prevenzione. Queste famiglie non spendono in terapie né in diagnosi, perché non sviluppano le malattie. Imparano a nutrirsi adeguatamente, a dedicare attività fisica mirata, cioè sono seguiti in un percorso. La spesa sanitaria per queste popolazioni assistite in questo modo è bassissima, perché non viene meno tutta la parte diagnostiche, terapeutiche, di malattie che non sviluppano, più altri vantaggi dal punto di vista sociale, diciamo, ecco così. E l'investimento in quell'ospedale è diverso, profondamente diverso. Cioè, l'ospedale non è più il luogo di cura dell'acuto, ma diventa il luogo di accoglienza del cittadino. Sono perle di saggezza, chiamiamo così, noi scienziati della promozione, si fa molto molto difficile però che a livello governativo convincere a investire in queste realtà. Cona potrebbe essere ad esempio, nelle parti chiuse non utilizzate, un ottimo centro di questo tipo per una popolazione ad alto invecchiamento, ad alta morbidità e mortalità come quella ferrarese. Ma quella è un'altra azienda, cioè non ci si fa un po' di confusione in questo. Originariamente era sempre l'azienda ospedaliera, di Sant'Anna, adesso è passata. Ah sì, sì, adesso è diventato USR, sì, sì. Però USR, anzi, dovrebbe essere il compito dell'USR pensare a questa, virgolette, prevenzione prima di interessare l'azienda ospedaliera alle proprie. Sì, bisognerebbe no, proprio cambiare l'approccio di separare le aziende in due entità territoriali diverse, dove la ASL compra servizi dall'azienda ospedaliera, non facendo prevenzione e facendo fare business all'azienda ospedaliera. Qui parliamo proprio della riforma del 93, del titolo quinto, non ci perdiamo. Faccio vedere l'ultima immagine sulla sua diagnosi. Questo è il cancro alla tiroide, e vedete come l'incidenza è aumentata negli anni, quindi ne se ne trovano di più. Quindi l'idea è che più ne trovo, più ne tratto, meno la gente dovrebbe morire. In realtà la mortalità non è assolutamente cambiata, quindi più casi muoiono le stesse persone. E la stessa cosa per il melanoma, la stessa cosa per il cancro alla prostata, la stessa cosa per la mammella, la stessa cosa per l'embolia polmonare.
Quindi l'ultimo punto è cerchiamo risultati accidentali. Immagina di avere 50 anni e di non avere problemi particolari. Ti sottopone ad un attacco. Allora, se sei un fumatore, hai il 50% di trovare un nodulo ai polmoni. Il nodulo ai polmoni sarà un cancro del 3,6% dei casi. Se però sei un non fumatore, fai un attacco. Se sei un non fumatore, nel 15% dei casi trovi un nodulino. Questo nodulino sarà un tumore nello 0,7% dei casi. Lo sarà nel 99%. Tiroide, guardo l'ultima. Se io faccio un'ecografia alla tiroide, nel 67% dei casi trovo qualcosa, trovo un nodulo che mi porta un aspirato, una biopsia. E la probabilità che quel nodulo sia un tumore è meno dello 0,01%, quindi praticamente hanno fatto uno sbaglio incredibile adesso a Fukushima, i giapponesi, perché volevano tentare di capire quant'era il danno delle radiazioni. E cosa hanno scelto? Si sono basati sulla tiroide e quindi hanno preso tutta la popolazione, hanno fatto delle ecografie alla tiroide a tutti quelli delle zone di Fukushima e hanno trovato cancro a tutti, nel senso hanno trovato dei noduli a tutti, perché i noduli ce li hanno tutti. Il problema è che quei noduli sono tumori in pochissimi casi e quindi la tiroide è un tipico esempio di sovradiagnosi. Posso farvi una marchetta, conflitto di interessi esagerato, nel senso che sono l'autore di un fumetto, quindi professionale e anche economico, perché ci guadagno da questo fumetto. Ve lo faccio vedere velocissimamente. Intanto gli autori sono Romana Caselli, che è là in fondo. Io, grazie a Baccao, che è la disegnatrice, che ha aperto una scuola di fumetto a Reggio Emilia, e Marco Madoglio, che è lo sceneggiatore, che è un ragazzo di Brescia che abbiamo incontrato qualche anno fa. L'abbiamo chiamato Doctor G, una medicina per la troppa medicina, il sottotitolo, tentando di parlare di queste cose. E abbiamo usato il fumetto perché l'idea è che approcciandosi al fumetto uno abbassa un po' le difese, perché parlare di queste cose così complesse uno scappa via. Invece pensavamo che potesse essere un modo di... Nel libro c'è un protagonista, questo è Riccardo, un professore di statistica, molto sopra le righe, abbiamo fatto fumatore, bevitore, abbiamo fatto una storia... Sì, l'idea è che si legga a prescindere da queste cose, uno legge dall'inizio alla fine una storia, storie d'amore, storie di omicidi, casi giudiziari, che sia anche divertente. E quindi, come dicevo, il fumetto può essere letto tutto in un fiato oppure assunto a piccole dosi, leggendo gli episodi dell'indice che sono cose di cui abbiamo parlato oggi di statistica. E quindi c'è una storiona fumetti, 5 episodi di statistica medica, 3 episodi di statistica forense. Abbiamo messo il caso di O.J. Simpson, che in questi giorni è tornato di moda, e poi abbiamo messo l'omicidio di Marta Russo, non so se lo ricordate, esatto, che anche quello è. E poi la bibliografia, no? Lo dico proprio questo, che la bibliografia è stata la fatica, nel senso che ogni vignetta di ogni tavola ha un... Tutte queste cose non ci stavano nel fumetto, diventava pesante, non volevamo metterle. Quindi praticamente ogni tavola rimanda a una bibliografia. Quindi chi fosse interessato a capire perché diciamo quelle cose in quel momento va in fondo e trova una bibliografia dettagliata. Se no si limita a leggere la storia, esatto. E poi la storia abbiamo approfittato, visto che avevamo delle immagini, perché non usarle? E quindi la storia è piena di riferimenti anche a persone reali, è una specie di... Simpson, c'è il suo avvocato, ma soprattutto abbiamo reso un omaggio alla medicina, la medicina tra virgolette buona, ecco. E quindi tutte le faccette, tutti i volti sono persone che esistono realmente o che sono esistite realmente e hanno fatto secondo noi qualcosa di buono alla medicina. Ad esempio questa foto qua, questa immagine qua sono tutti gli ideatori della medicina basata sull'evidenza, che parlano un po' di queste cose che abbiamo detto. E abbiamo fatto un omaggio a Alessandro Liberati, c'è uno che è Cochrane, Lorenzo Tomatis, che si occupava di prevenzione primaria, c'è Ioannidis, che lui è un pilastro oggi anche della slow medicine, di fare di meno, di non medicalizzare le persone, e Ghighe Renza, e poi l'ultima cosa che abbiamo fatto per i maniaci, li abbiamo chiamati tecnomaniaci, questo è un esempio di bibliografia. E abbiamo messo quegli affaretti lì che sono i codici QR e quindi l'idea è che chi volesse approfondire ulteriormente scatta una foto e va a cercarsi. Tecnomaniaci.
solo dottore. Cioè, ho lo spazio, quindi col fumetto, con la pagina, ecco. E si creano tutti i riferimenti agli approfondimenti e gli eventuali link all'esterno. Ma sono scritto sul no, sul... basta cliccare, si fa un altro. No, ma noi l'abbiamo fatto, il libro è cartaceo, non è che questo è... Lo so, però si può fare su DVD. Lo so, ma non volevamo la carta, siamo vecchi, cioè... Esatto, non avevamo pensato di metterlo, di farlo anche online, scaricabile. Ma no, non volevo fare una carta riciclata, come usato. Cioè non... Esatto. L'idea è questa, ecco, l'idea comunque è questa di avere la possibilità di fare un ipertesto, quindi chi vuole lì dentro trova l'articolo di riferimento, il Tecnomania. Io sono un medico, io mi occupo di pronto soccorso, sì, nella provincia di Modena. Come? Sì, no, nel senso, qui ho avuto la fortuna di lavorare un paio d'anni in paese a basso reddito, quindi sono stato... E vedi bene, quando lavori in Africa, in Sud America, il delirio, secondo me, della medicina lo noti meglio. Cioè, vedi là il bisogno, qua vedi un po' la follia, ecco, almeno io, questa è la mia esperienza. Quello lo stiamo facendo con questo gruppo, con questi non grazie pago io, nel senso che però sono battaglie con i mulini a vento, nel senso che le forze in gioco sono assolutamente... Comunque se siete interessati alle truffe, in medicina, eccetera, c'è un blog molto importante in Italia, sono io li chiamo gli ultimi eroi, perché sono gli eroi, sono dei giornalisti eccezionali, che scrivono su un blog che si chiama Zadig, che è stato Zadig proprio. Aspetta che vi faccio vedere. Ecco qui, Zadig, lo vedete in basso, ok? Questo è il direttore, si chiama Pietro Dri, è un ex medico che ha abbandonato la medicina e adesso è un studioso delle truffe in medicina, cioè passa tutto il tempo a studiare articoli scientifici, giornali, alterazioni dell'informazione medica che vanno a discapito del cittadino. Se siete interessati a questo, vi consiglio di consultarlo regolarmente perché è una fonte veramente ottima e di buon livello di vera informazione scientifica. Sono lavorato a Milano, sono un gruppo veramente in gamba, finché ci sono, finché gli permetteranno di lavorare, subiscono spesso pressioni importanti da gruppi che ovvio hanno interesse, poco interesse che vera informazione scientifica venga fatta. Siete stanchi? O volete? Diciamo che le possibilità di aggiornamento non sponsorizzate sono inesistenti, perché le aziende ospedaliere, le aziende USL hanno tagliato i fondi per l'aggiornamento e la ricerca in modo pesantissimo. Quindi il medico si gestisce autonomamente con le proprie spese oppure si fa finanziare dalle case farmaceutiche, dalle ditte biomedicali. Sta a lui e alla sua intelligenza studiare per cercare di, cioè
farsi una base scientifica di tipo epidemiologico, statistico e matematico per discernere la vera informazione dalla falsa informazione. Io e Luca abbiamo seguito dei corsi, abbiamo studiato, ci siamo specializzati in questo campo proprio per acquisire capacità di lettura dell'informazione scientifica come ci viene venduto. Per cui quando da noi viene il rappresentante farmaceutico che ci dici guarda, ti porto questo bellissimo articolo, guarda che dimostra che il farmaco che tu userai in sala operatoria in pronto soccorso è miracoloso, io e Luca abbiamo la capacità in anche poco tempo di fare due o tre obiezioni, cominciare dal fatto che è uno studio sponsorizzato, non è riportato il conflitto di interesse, conosciamo perfettamente chi l'ha scritto e sappiamo che è sul libro paga di X clinica privata, e tutto questo ci mette le antenne. Poi magari il farmaco o il presidio è ottimo, va usato, non dico che non debba essere scartato a priori, ma abbiamo la consapevolezza che ci stanno propinando qualcosa da usare con attenzione. Ma questo è assolutamente affidato alla responsabilità del medico. Ci sono tanti medici che invece prendono per buono tutto e lo usano. Io non nascondo che sono stata finanziata, cioè sono andata a corsi di aggiornamento di case farmaceutiche, da Abbott alla Trager, perché sono ci vendono i farmaci che usiamo in ospedale, farmaci e apparecchi elettromedicali, cioè è un'industria, cioè non è che il paziente viene trattato con qualcosa, quel qualcosa è un prodotto che viene venduto, e quindi bisogna andare a vedere dove lo producono, come lo producono, perché lo producono, chi lo produce e quali effetti ha. E questi viaggi così li pagano loro, ovviamente. L'importante è dirlo, denunciarlo. Io per esempio mi sono autodenunciata, c'è un registro libero nel quale io ho scritto che sono andata, pagata dalla Drager, a vedere i nuovi ventilatori che poi hanno comprato, che le aziende comprano, perché adesso la Drager è una potentissima industria tedesca che praticamente domina il mercato biomedicale per l'80% in Europa, quasi tutto è tedesco. Ottimi strumenti, nulla da dire, però li producono loro e te li fanno testare, in qualche modo il paziente lo devi ventilare se ha bisogno di essere ventilato, ed è meglio usare le macchine migliori, quindi è giusto aggiornarsi, però bisogna sapere che non tutto è perfetto, che tutto quello che ti viene venduto ha un costo maggiorato perché dietro c'è un marketing che è importante, che ci sono delle gare, per fortuna adesso le gare sono abbastanza più controllate rispetto a un tempo, perché sono gare regionali, quindi si va su molte aziende, lavorano, cioè quando una ditta vende un prodotto lo vende a 10-20 aziende in regione, cioè si va su un banco molto più grande, quindi il controllo è veramente più importante. Sono comunque, sapete qual è la situazione della corruzione in sanità, è pesantissima, un terzo della spesa sanitaria se ne va in corruzione, su 110 miliardi di spesa sanitaria pubblica, sono diciamo di aziende, non parlo di quella privata di cittadini, 23 miliardi sono di corruzione, di tangenti, ma non è soltanto il bando di gara, la corruzione in sanità è di diverso tipo, ma bisognerebbe un altro pomeriggio per parlarne. Credo che possiamo chiudere qua se siete d'accordo, è già stato. Sì. Volevo solo dire di fonti indipendenti in Italia, sei un medico di famiglia? No, comunque ci sono, io ne conto 5, nel senso che c'è Reggio Emilia, informazione sui farmaci, che è del pubblico, c'è a Verona, l'ospedale di Verona, avevano rivista che poi ha dovuto chiudere perché non aveva più soldi, è rimasto la newsletter. E in Italia Thomas Jefferson, che è un personaggio italiano che di padre inglese che fa dei lavori bellissimi, e però nel mondo
ci sono dei giornali, puoi scrivere infancia, questa terapeutica, cioè ce ne sono, cercando delle cose ce ne sono, se uno cerca delle informazioni libere da conflitti di interesse esistono, ecco, bisogna però avere la voglia di, e sicuramente se uno va a un convegno sponsorizzato non deve aspettarsi che ti dicano che quel farmaco non serve a niente, che quello strumento è inutile, cioè, ma non sarebbe scema la zina. E quindi la formazione andrebbe fatta a piccoli gruppi, 5-10 persone che si trovano su un argomento, lo discutono e tentano di, però è abbastanza utopistico. Sì, diciamo che adesso per esempio i bandi di gara sono prima della vendita del prodotto, questi prodotti vengono testati in luogo da più specialisti, si fa un test di apprezzamento del prodotto per garantire il più possibile l'acquisto di un prodotto funzionale. Purtroppo ancora in sanità si ragiona con un massimo ribasso e questo bisogna saperlo. Per risparmiare spesso arrivano prodotti scadenti. Dalla Cina, dalla Turchia, anche adesso la Turchia è un grande produttore. E anche di materiali non sani come PVC, PFAS, sono altamente inquinanti. Ho seguito la produzione di materiali presi di biomedicali privi di sostanze tossiche. C'era un'unica azienda che li produceva in Francia, che però ha chiuso perché la produzione, diciamo, i costi di produzione erano più alti rispetto ai costi di produzione delle ditte cinesi, che purtroppo però utilizzano materiali plastici inquinanti. Sono quelli prodotti qua sul mercato. È veramente difficile fare un acquisto di qualità. Però ci sono i cosiddetti green hospital che si stanno sviluppando nel mondo. Io faccio parte di una organizzazione internazionale che si chiama HPH, Health Promoting Hospital, che sono ospedali che hanno vari target di qualità, tra cui una produzione, sono aziende, quindi producono prodotti con un'ottica green, ad esempio riciclo dei materiali sanitari secondo schemi di rispetto dell'ambiente, quindi non inquinamento, quindi un riciclaggio completo di buona qualità, autonomizzazione energetica, perché sono ospedali interamente su pannelli solari, per dire, o a fonte idrica per propria. La maggiore produzione e costruzione di questi ospedali interessa l'Asia. L'Asia, Taiwan, perché alcuni anni fa il presidente di Taiwan obbligò per legge, fece una legge, e ha obbligato la costruzione da quell'anno in poi di Osoli Green Hospital, e ha obbligato tutto il personale medico e di comparto di quegli ospedali a partecipare a dei percorsi HPH, cioè di promozione della salute in azienda. Cioè, quindi ha obbligato una formazione, finché non si obbligano le persone non si convincono a fare le cose, li ha obbligati a un percorso di trattamento preventivo dei pazienti prima che curativo, per legge. Attualmente sono aziende leader in questo, hanno molta strada da fare, perché uscire chiaramente dal Green Hospital Taiwan è un'isola inquinatissima, però sono tutti energeticamente autonomi, riciclaggio totale di materiale, quindi dobbiamo mirare a quel tipo di percorso. Ecco. Faccio vedere l'ultima cosa per vedere con le vaccinazioni, conflitti di interesse, così, ma una curiosità, è una cosa che è velocissima. E media industria. Arriva l'influenza ogni anno, campagne, vaccinazioni. Sono solo per curiosità, nel senso che i medici si vaccinano nel Modena, da noi si vaccinavano il 70% della popolazione e il 20% degli operatori sanitari. Quindi dici, boh, perché non si vaccinano? No. Dubbi sull'efficacia, timore effetti collaterali, ho comunicato con Topo Gigio, insomma, sembrava un'operazione commerciale, questo è il bilancio delle aziende in quella stagione. Però, le cose non dette, le pandemie, la suina, la viaria, l'H1N1, praticamente la prima cosa che mi è stata detta è che nel sud del mondo, cioè, l'influenza praticamente passa prima di là e poi arriva da noi, cioè fa il giro del mondo. La prima cosa che mi è stata detta è che nel sud del mondo, storia Oceania, aveva terminato l'inverno nel
influenza, H1N1, con tantissimi casi, poi le pagine, panico, e senza il vaccino, il risultato rispetto alle previsioni apocalittiche, si stimavano 6.000 morti, alla fine dell'inverno circa 181 decessi, un virus così pericoloso, quindi si sapeva già. La seconda cosa non detta, che per far capire le forze in gioco che ci sono e che interessi ci sono, hanno cambiato nel 2009 la definizione di pandemia, nel senso che da un giorno all'altro, prima di maggio la definizione di influenza pandemica avveniva quando un nuovo virus influenzale appariva contro una popolazione umana senza immunità, risultando in un'epidemia mondiale con un enorme numero di morti e malati, hanno tolto questo pezzo. Cambiando la definizione di pandemia sono diventate tutte pandemie. E questo ha permesso praticamente lo stockpile, l'accumulo di farmaci di dubbia efficacia, cioè di nessuna efficacia, e come il Tamiflu. Il Tamiflu praticamente in quegli anni, 96 stati, hanno comprato 325 milioni di dosi di questo farmaco che non serve probabilmente a niente, spendendo 20 milioni di dollari, e PMJ ed altri hanno scoperto che c'erano stati dei dati non pubblicati, 107 studi, ne avevano pubblicati 20, che facevano vedere che era efficace, nascosti tutti gli altri, e c'è stata questa campagna per chiedere i dati non sono ancora stati forniti, e interessante forse sapere che la migliore misura di prevenzione contro l'influenza è lavarsi le mani, costo zero. Quindi il lavaggio delle mani, questo è. Basta. Grazie. Storia lunga però interessante, ma stimano che siano morte 120.000 persone, 120.000 morte, infarti, ictus, del Vioxx non si sa niente perché è entrato in commercio nel 99, non la papo neanche perché diventa lunga, è uscito nel 2005, è stato ritirato dal commercio, 28 in America fanno delle class action, 28.000 persone hanno fatto causa all'azienda e l'azienda ha rimborsato queste persone con 250.000 dollari ogni persona, ha speso 5 milioni di dollari in rimborsi e ci ha guadagnato. Ci ha guadagnato perché il Vioxx era usato da tutti, il Vioxx era l'antidolorifico che non ti fa venire il mal di stomaco ed è stato commercializzato con un marketing, insomma, una storia. La prossima volta facciamo Vioxx. Grazie. Comunque se siete interessati a questi argomenti che sono, si può aprire una catena di, potete rivolgervi a Eleonora, che è la nostra assistente, organizzatrice di eventi specializzati in questo, gli date i vostri nomi e la disponibilità e si organizza qualche altra cosa, non ci siamo. Grazie a tutti. Ciao.